Non eccellerai mai e non ti differenzierai mai. Se cerchi la ricetta magica per il tuo lavoro, o peggio, per la tua vita, non eccellerai mai. Sai perché? Perché se esistesse davvero una ricetta magica per la tua vita o per il tuo lavoro, perderesti la parte più importante di te, la tua unicità. E se pensi che per poter raggiungere i tuoi obiettivi esista una ricetta magica, o un trucco per fare prima, ho una brutta notizia per te. Fortunatamente, non esiste. Nel nostro ambito tanto amato, quello della produttività e quello della crescita personale, non esiste niente al mondo che vada bene per tutti. Non esiste qualcosa di universale. Esistono chiaramente strumenti e studi che provengono dalla psicologia e dalle neuroscienze. Eppure anche questi vanno adattati alla situazione specifica, alla tua situazione specifica. Esistono tante, tantissime ricette magiche che, combinate fra loro, possono darti un menù degno di un ristorante stellato. Immagina proprio questa situazione. Puoi anche chiudere gli occhi mentre ascolti le mie parole. Immagina, sei emozionatissimo. Stai per entrare per la prima volta, la tua prima volta, in un ristorante stellato. Hai prenotato mesi fa e finalmente varchi la soglia. Senti nell'aria il profumo di ingredienti prelibati, ingredienti di prima scelta, che saranno preparati per te da mani esperte. Ti siedi al tavolo e il cameriere, con tanto di guanti bianchi, ti porta il menù. Lo apri e cosa trovi? Un solo piatto, una sola ricetta. Che sensazioni provi ora? Riapri gli occhi se li avevi chiusi. Credo proprio che tu sia alterato. Ed è solo una storia che ti ho raccontato per attivare in te un certo mix di emozioni, o meglio, un certo mix biochimico, che ha portato a spasso dallo stato di felicità allo stato di tensione. Dalla prevalenza di serotonina ed endorfine alla prevalenza di cortisolo e adrenalina. Ti ripeto, è solo una storia inventata in questo momento proprio per realizzare questo video. Non è mai successo veramente. Mi auguro. Ora sei teso, ma se cambiassi un pochino lo scenario della nostra storia di prima? Immagina che, di nuovo, dopo aver prenotato da mesi, rientri nel ristorante, varchi la soglia, il cameriere ti accompagna al tavolo, sempre, ovviamente con i suoi guanti bianchi, ti fornisce il menù. Questa volta trovi una lista di piatti, di ricette, un vero e proprio percorso gastronomico che soddisferà ogni tuo senso. Adesso che sensazioni provi? Diverse, vero? Ecco, se questo vale per il cibo, per una giornata al ristorante, per un pranzo o per una cena, pensa quanto possa valere per la tua vita. Non esiste la ricetta magica, fortunatamente, ti ripeto, ma tante ricette che ti renderanno unico. Queste sì che puoi imparare a cucinarle.